Buongiorno a tutti e ben ritrovati da DonLuca95 in un nuovo video. Quest'oggi andiamo a vedere un gioco di battaglie navali, Ultimate Admiral Dreadnought. È un gioco che è rimasto in sviluppo per gli ultimi 4 anni. Finalmente è un prodotto finito, un prodotto terminato. A partire dal gennaio del 2023 abbiamo 10 nazioni maggiori con cui possiamo fare la campagna di gioco. Possiamo creare design navali a partire dal 1890 fino al 1940, quindi abbiamo 50 anni di battaglie navali. Gioco molto molto interessante perché possiamo creare design storici o creare appunto design fittizi che comunque personalizzati. E quindi è molto interessante perché ha un editor con cui appunto si possono creare le navi. Quest'oggi volevo andare a vedere uno scontro navale fra i dreadnought di diverse nazioni. Io qui ho creato 10 dreadnought per le 10 nazioni, dreadnought del 1897 nello specifico. Quest'oggi volevo andare a vedere il dreadnought italiano contro il dreadnought austriaco. Questa è la corazzata Emanuele Filiberto, che fa parte della classe Sandbon, della classe dei dreadnought italiani Sandbon. È un dreadnought abbastanza interessante. Come peso totale abbiamo 11.200 tonnellate, velocità massima 18.1 nodi. Rispetto a tutto il resto dei Dreadnought è abbastanza rapido perché, o no, meglio dire, quasi tutti si aggirano sui 18.1-18.3, quindi comunque è la velocità standard di quasi tutto il resto dei Dreadnought. Come raggio d'azione abbiamo 7.897 km, abbiamo partie al massimo, quindi per cercare di contenere eventuali falle, allagamenti, rimanere a galla il più possibile. Dopo, cos'altro c'è da dire? Abbiamo il motore a tripla espansione, il nostro timone, quindi abbiamo un timone potenziato con cui riusciamo a virare, diciamo, un po' meglio. Poi abbiamo la corazzatura Harvey, che è quella migliore al tempo disponibile. Riesce a combinare un po' l'effetto nickel steel. Praticamente la superficie della corazza è progettata per distruggere e rompere i proiettili in arrivo, mentre la profondità della corazza è progettata per assorbire eventuali schegge o buchi. Quindi corazzatura Harvey che ci dà un più 50% alla potenza resistenza della corazza. Dopo abbiamo, invece di avere uno scafo singolo, abbiamo scafo doppio che ci aumenta leggermente la resistenza e la possibilità di allagamenti per quanto riguarda i siluri, il danno inferto dai siluri. Abbiamo le paratie standard, sistemi di pompaggio anti-allagamento 2, quindi quelli migliori che possiamo selezionare per il momento. Ci aumenta la velocità di pompaggio dell'acqua del 20% e ci aumenta la velocità di riparazione, o meglio dire, ci aumentano le riparazioni to totali della nave quando abbiamo una falla e stiamo imbarcando acqua in sostanza. Cittadella potenziata, che anche qui ci aumenta la resistenza e la qualità dell'armatura. Dopo, per quanto riguarda sistemi di innesco delle cariche, delle batterie principali, delle cariche d'esplosivo per i sistemi di innesco dei nostri cannoni, abbiamo la polvere bianca, powder B, invece della balistite. Dopo abbiamo la black powder per quanto riguarda la carica del proiettile, quindi polvere nera. Abbiamo anche dei lanciasiluri sommersi sotto lo scafo e abbiamo
abbiamo due ai lati, una prua e una poppa, sono dei siluri da 17 inch 432 mm. Abbiamo sistemi di osservazione potenziati che ci danno un più 5% alla precisione di base, un più 70% alla velocità di puntamento delle nostre batterie principali. La corazzatura, abbiamo 250 mm per la cintura centrale, 130 mm per la cintura di prua, 120 mm per la cintura di poppa. Il ponte al centro 50 mm di spessore, il ponte a prua 55, il ponte a poppa 55 mm. La protezione delle torri di comando, quella primaria e quella secondaria, abbiamo 250 mm. Protezione delle soprastrutture, quindi gli alberi, eccetera, 5 mm. Abbiamo una corazzatura aggiuntiva che protegge la cittadella di 17.5 mm, visto che abbiamo la cittadella potenziata, quindi abbiamo una piccola corazzatura addizionale per la cittadella. Abbiamo le nostre andiamo a vedere l'armamento. L'armamento è composto da due torri binate da 254 mm, una prua e una poppa, quindi questo è il nostro armamento principale. Tutti i dreadnought hanno 305 mm, quindi è un calibro un po' inferiore rispetto allo standard del resto dei dreadnought. 254 mm, 50 mm più o meno in meno rispetto alle batterie principali dei dreadnought contemporanei, per esempio degli inglesi o degli americani o dei francesi. Dopo, come armamento secondario, abbiamo 4 cannoni singoli da 152 mm a prua e una sotto la torre di comando principale, 4 cannoni singoli da 127 mm, sono questi qua che vedete in verde. Dopo abbiamo 10 cannoni singoli da 51 mm. Utilizzati ovviamente contro torpedo boat, bersagli piccoli e i tubi lancia siluri da 431 mm. Perfetto, questa è la nave. Cos'altro devo dire? Sì, vabbè, la protezione delle batterie principali è 250 mm a lato, 50 il tetto delle torri, 235 mm per le barbette, la lunghezza dei cannoni standard, e questa è la nostra corazzata Emanuele Filiberto, quindi molto progettata, molto per quanto riguarda galleggiare, riparare eventuali falle, cercare di stare a galla il più possibile. Qui abbiamo un sacco di paratie addizionali utili se il nostro scafo viene bucato, sistemi anti-allagamento potenziati 2, che è l'unico dreadnought che ha sistemi di allagamento così potenziati, così tanto diciamo. La corazzatura Harvey è perfetta, quella più moderna, difficile da bucare. 250 mm spessore della cintura centrale non è tantissimo, però abbiamo la corazzatura che è veramente resistente, quindi uno spessore non troppo alto, però la qualità della corazza è molto molto alta. Ok, questo è il dreadnought italiano Emanuele Filiberto. Andiamo brevemente a vedere il suo avversario, il dreadnought austriaco. Ah sì, andiamo a vedere anche il prezzo e l'efficienza di motore. Sì, esatto, allora il prezzo del dreadnought italiano in totale sono 9.566.198 dollari, quindi quasi 10 milioni di dollari per costruire questa nave, molto molto costosa, abbastanza costosa, diciamo che il prezzo standard si aggira sugli 11 milioni, 10 milioni, quindi è un prezzo abbastanza economico, quasi standard possiamo dire. Dopo l'efficienza di motore 127%, andiamo a vedere il dreadnought austriaco, qui potete vedere il raggio d'azione, 7.897 km contro il raggio d'azione del dreadnought austriaco che è 12.246
chilometri, quindi quasi il doppio. Il tonnellaggio è un po' più piccolo, il Dreadnought austriaco, sono solo 8.915 tonnellate contro le 11.000 tonnellate del Dreadnought italiano. La velocità è molto più bassa, 16 nodi contro 18.1. Paratie molte, quindi anche lui ha delle paratie potenziate o più numero di paratie, ma non quanto il Dreadnought italiano. Vediamo se ci sono altri. Ah sì, anche lui ha il motore a tripla espansione. Non ha il timone potenziato. Utilizza il nickel steel, quindi una qualità leggermente inferiore rispetto alla nostra per quanto riguarda la sua corazzatura. Non ha sistemi anti-galleggiamento, ha uno scafo singolo, noi ce l'abbiamo doppio. Anche loro, comunque, anche il Dreadnought austriaco ha il potenziamento della cittadella. Qui anche loro usano black powder e polvere bianca come sistemi di innesco, quindi come noi. Tubi, anche loro hanno dei tubi lanciasiluri, però invece di averlo da 432 mm ci hanno i siluri da 15, non so, 15 inch, penso che siano 370 mm, quindi i siluri un po' più piccoli. Anche loro hanno sistemi di osservazione potenziati per migliorare il tiro. Vediamo cos'altro c'è da dire. Il prezzo è molto inferiore, cioè molto, molto più economico rispetto a quello del Dreadnought italiano. 8 milioni di dollari contro 9 milioni e 500 mila di quello italiano. Perfetto, perfetto. Ah sì, andiamo a vedere l'armamento e dopo la corazzatura, o meglio possiamo anche andare a vedere prima la corazzatura. 270 mm per la cintura centrale, 110 mm per la cintura di prua e 120 mm per la cintura di poppa. Prua è davanti, poppa è dietro. 42 mm per il ponte centrale, 40 mm per il ponte di prua, 40 mm per il ponte di poppa. 225 mm per le torri di comando. Cos'è che abbiamo noi? La nave italiana ha 250 mm, ok, per la protezione delle torri di comando, quindi quasi come noi, insomma 250 mm, 225 mm, 25 mm in meno per la protezione delle torri di comando, 10 mm di protezione per le soprastrutture, anche loro hanno 15 mm addizionali a protezione della cittadella, quindi un'extra corazzatura per la cittadella. Andiamo a vedere l'armamento. Loro hanno come batteria principale due torri binate da 254 mm, quindi anche loro hanno un calibro leggermente più piccolo, inferiore rispetto allo standard dell'epoca che si aggira sui 300 mm come batterie principali. Quindi abbiamo lo stesso calibro, tutti e due, il Dreadnought austriaco e quello italiano hanno tutti e due lo stesso calibro identico per le batterie principali. DOP come armamento secondario ha 6 cannoni singoli da 149 mm, 150 mm sarebbe, ma per limitazioni, purtroppo il gioco ha certe limitazioni e non le posso superare, quindi io sto cercando di fare i design più storici possibili, ovviamente non sono al 100% accurati perché il gioco ha dei certi limiti e quindi posso solo fare del mio meglio e questo è quanto. Quindi non so, i design non sono al 100% identici alle navi storiche, però mettiamo un 95%. Dopo, quindi 6 cannoni da 150 mm come armamento secondario, 4 cannoni singoli da 47 mm, hanno un, mi sembra un armamento secondario un po' meno cannoni di noi, e hanno solo due tubi lanciasiluri a lato, cioè al centro della nave. Da abbiamo detto 370 mm. Efficienza di motore della nave austriaca è 152%, quindi superiore rispetto a quella del Dreadnought italiano. Consumano carburante in maniera molto più efficiente rispetto al nostro Dreadnought, però noi siamo più veloci.
Eccoci qui, Dreadnought italiano contro Dreadnought austriaco. Il calibro delle batterie principali è identico. Facciamo partire lo scontro. Diamo il controllo della nave all'intelligenza artificiale. Guardate che bella la Dreadnought Emanuele Filiberto. Orgoglio della Marina italiana. Allora, siamo leggermente veloci, abbiamo due nodi di velocità in più rispetto al Dreadnought austriaco, quindi sicuramente andremo all'offensiva, ci lanceremo per avvicinarci contro la nave avversaria e danneggiarli, quindi saremo la nave all'attacco molto probabilmente, data la nostra superiore velocità. Sono la loro... Cos'altro c'è da dire? Abbiamo i sistemi di galleggiamento, anti-allagamento, scusatemi, migliori di tutti i Dreadnought dell'epoca. Quindi la nostra nave è messa abbastanza bene per quanto riguarda avere a che fare con falle, buchi nello scafo, pompare fuori l'acqua. La Dreadnought austriaco è leggermente meno costoso di questo Dreadnought italiano, quindi è più economico, ne possono produrre di più. Consumano il carburante molto molto meglio rispetto a noi, voglio dire, rispetto a questo Dreadnought. Quindi sono molto molto più efficienti nell'utilizzare le loro risorse, molto più, hanno un grandissimo raggio d'azione. Un po' inutile essendo l'Austria-Ungheria, visto che non hanno colonie, però è una cosa molto interessante. Hanno più efficienza di motore, noi abbiamo una qualità dell'armatura leggermente più alta rispetto a loro, però hanno un 40% di qualità dell'armatura, noi ci abbiamo un più 53%. Aumentiamo un po' la velocità. Ok, vediamo che si sono spottate a vicenda, hanno aperto il fuoco entrambe con le batterie principali, si sono mancate in pieno. Eccola qui, la classe Monarch dell'Austria-Ungheria, Dreadnought abbastanza interessante. Prezzo abbastanza contenuto, buona qualità dell'armatura, tutto sommato, bassa velocità, quella è l'unico difetto che non... 16 nodi, quasi tutti i Dreadnought contemporanei dell'epoca avevano 18 nodi. Loro hanno un po' di corazzatura in più rispetto a noi, in millimetri, anche se la nostra qualità dell'armatura è superiore alla loro. Iniziamo a aprire fuoco con i 152 mm e anche i 127 mm. Distanza delle due navi è 7,4 km. Questa erano le batterie principali, 254. Splash. Ok, ci stiamo cercando. Ok, stiamo cercando di avvicinarci. Stiamo cercando di avvicinarci verso la nave austriaca. Siamo a velocità massima. Mettiamo un po' la velocità. Siamo a 6,3 km di distanza. Purtroppo non possiamo aprire il fuoco con la batteria principale di poppa, che non vede la nave avversaria. Siamo un po' angolati. Ok, vediamo se li prendiamo. No, 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 molto molto alto.
Allora, abbiamo la possibilità di colpire l'avversario con le batterie principali di 2.9%, 2.9% anche con le batterie secondarie. Siamo a 5.1 km di distanza in avvicinamento. Sempre alto. Però stiamo diminuendo la distanza. E quindi entrambe le navi saranno molto, molto più precise nel spararsi addosso. Allora, se li colpiamo con le nostre batterie principali, a questa distanza abbiamo la possibilità di penetrare la nave avversaria del 29.5%. E loro invece hanno la possibilità di penetrarci del 21.1%, perché la qualità della nostra armatura è superiore e siamo anche un po' angolati rispetto a loro. Solo che loro ci possono sparare con tutte e due le batterie principali. Ci hanno colpiti due ricochet, noi eravamo angolati. Ci hanno fatto il solletico e loro 254 mm. Un altro ricochet. Finora ci hanno colpito solo loro, noi non li abbiamo ancora mai colpiti. Presi con il 254 mm, penetrazione parziale a bassa prua della nave avversaria. Ha preso fuoco una sezione della nave, hanno un incendio a bordo. Penetrazione parziale, quindi sì, non abbiamo fatto molto. Abbiamo perforato la nave, diciamo, o la corazzatura, solo parzialmente. Ok, ci stiamo avvicinando, Abbiamo 13% di precisione con i 254 mm. Loro hanno 14%, quindi più o meno la stessa precisione. Sparano addosso. Ci hanno mancato, adesso tocca a noi. Ok, hanno spento l'incendio. Noi li abbiamo colpiti solo una volta, loro tre volte finora. Distanza fra le due navi 3 km. Stiamo raggiungendo. Ricochet, colpo bloccato. Questi erano colpi dell'armamento secondario. Erano i loro 149 mm. Angolati così. Noi abbiamo 250 mm di spessore per la cintura. Hanno fatica a perforarci, insomma. Allora, loro hanno una precisione del 60%, 65% con le batterie principali. Noi solo del 18%. Ci dobbiamo ancora avvicinare. Un po' di più. Siamo al 71% loro di precisione. Noi solo 19%. Mancati. Ricochet, non ci fanno niente comunque finora. Sono molto più precisi di noi comunque i loro gunner, eh? La loro precisione totale è 7.1%, la nostra 1.4% per il momento.
adesso dobbiamo resistere alla loro salva da 254 perché ci colpisce di sicuro. Ricochet, wow. Incredibile. La corazzatura Harvey è veramente resistente. Altro ricochet. Loro velocità 16 nodi, la nostra 18.1. Dannazione, colpo bloccato. Uno dei nostri 300, 254. Stanno andando a fuoco comunque. La loro poppa sta andando a fuoco. Finora non abbiamo perso neanche un marinaio. E loro hanno perso due marinai. Probabilmente è colpa del nostro incendio. Penetrazione parziale. Incendiati. Altro colpo l'abbiamo bloccato. Penetrazione parziale, un altro incendio. I nostri gunner hanno la precisione del 31%. Adesso vediamo se riusciamo a colpirli. Una possibilità su tre. Se li prendiamo. Colpo bloccato. Maledizione. Stiamo andando a fuoco. Grandi incendi a poppa della nostra nave. Anche loro comunque. Quattro sezioni in fiamme contro le nostre cinque sezioni. No, abbiamo spento degli incendi. Okay. Stiamo cercando di domare gli incendi. Comunque vasti incendi. Penetrazione parziale. Aia, ci hanno colpito il timone, ci hanno bucato lo scafo. Iniziamo a imbarcare acqua a poppa. Non bene. Non bene. Percentuale di galleggiamento 90% in diminuzione. Stiamo avvicinando per distanza di siluro, solo che iniziamo a perdere velocità adesso. Adesso non iniziamo più. Iniziamo a perdere velocità, non riusciamo più a rimanere a 18 nodi. Mancati. Maledizione. Fiamme. Noi continuiamo a imbarcare acqua però. Non riusciamo a isolare le falle. Continuiamo a prendere acqua. Dobbiamo riuscire a bucargli lo scafo, per forza. Abbiamo il timone danneggiato, un sacco di incendi a bordo. Vai, 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 vai. Mancati. Adesso iniziamo a perdere precisione perché... Au!
Ci hanno danneggiato una casamatta. Stiamo iniziando a perdere precisione perché abbiamo imbarcato acqua. Lo scafo, la nave inizia ad essere instabile. I gunner fanno più fatica. Oh, abbiamo colpiti i nostri 152 mm, hanno bucato lo scafo e hanno fatto esplodere i siluri a bordo della nave austriaca. Hanno colpito il deposito di siluri. Interessante, specialmente perché era uno dei nostri 152 mm. Adesso iniziano a perdere molta precisione anche loro, hanno solo 35% adesso, stanno imbarcando acqua. Sono in fiamme, penso che il loro fumaiolo sia inservibile adesso, o è estremamente danneggiato perché lo vedo in fiamme. Se riusciamo a sparare con tutte e due le batterie principali nella prossima salva. Ok, sono anche loro riusciti a isolare le falle, non stanno più imbarcando acqua come noi. Sparate. Couché. Perché non stanno sparando i miei cannoni? Colpo bloccato. Maledizione. Un altro colpo bloccato. Ah, gli austriaci però stanno diventando un barbecue, gli austriaci, eh. Devono cercare di spegnere un po' di incendi perché stanno bruciando bene. Siamo mai riusciti a perforare in maniera significativa il loro scafo con le nostre batterie principali. Però un nostro 152 mm ha fatto esplodere il deposito di siluri. Ha penetrato lo scafo e ha fatto esplodere il deposito di siluri del dreadnought austriaco. Ok, abbiamo bloccato, perforato di nuovo lo scafo del dreadnought austriaco, penso con 152 mm di nuovo. Ricochet. Bloccato. Imbarcano acqua. Forse
iniziano a perdere un po' di velocità. E continuano a imbarcare acqua. Vediamo se ci riusciamo ad avvicinare e lanciargli un po' di siluri. Aia. Cavolo, ci hanno colpito in pieno. A poppa, imbarchiamo acqua. Incendi a bordo della nostra nave. Loro invece sono riusciti a... ne hanno uno dentro lo scafo, ma sono riusciti a spegnerli quasi tutti. Ah, e adesso ci colpiscono di nuovo. Ricochet, buono, ci sono salvati. Vai così. Abbiamo 55% di precisione, 51%. Anche adesso li prendiamo. Otto siluri anche. Possiamo lanciare. L'unica per noi è avvicinarci. Abbiamo danneggiato una casamatta. Purtroppo non abbiamo bucato lo scafo. Maledizione. Non è proprio il danno che speravo di ottenere in questa salva. Adesso dobbiamo ricevere le loro cannonate. Loro non possono lanciare siluri, noi sì invece. Cerchiamo di rimanere angolati. Ah. Aia. Ci hanno bucato di nuovo la poppa della nave. Continuano a prenderci a poppa. Adesso gli lanciamo un siluro. Loro hanno il fumaiolo danneggiato, stanno andando a fuoco. Noi però del resto stiamo imbarcando acqua, perdiamo un punteggio di galleggiamento. Percentuale di galleggiamento 54%. Mamma, che duello, ragazzi. Che grande duello. Adesso 99% di precisione con le nostre batterie principali, non li possiamo mancare. A questa distanza gli dobbiamo fare molto molto male. No, solo una penetrazione parziale. Aia. Dai, dai, lanciategli sti cazzo di siluri. Veloci. Sì, l'abbiamo lanciato, l'abbiamo lanciato. Dad! Oddio. Era angolato. Ah, no. Si è esplosa la stiva munizione dei siluri. Era angolato e il siluro non è esploso. Oh. Overpen. Il loro scafo è sempre intatto, non siamo mai riusciti a bucarglielo. No, forse solo due volte.
Ma qui 152 mm, quindi niente di grave. Facciamo un po' la velocità. Peccato non abbiamo più siluri. Sono esplosi tutti. O se, cioè, magari si sono... Sì, o esplosi, si sono danneggiati tutti. Miseria. Sono bucato lo scafo un'altra volta. Per fortuna che abbiamo i sistemi antifall e antidanni dello scafo migliori di tutti i dreadnought. Le nostre squadre di riparazione sono le migliori. Quindi anche se ci continuano a bucare lo scafo, bene o male, riusciamo a reggere i loro danni. Oh, penetrazione dello scafo e un'esplosione anche. Due sezioni della nave imbarcano acqua. Bene. Anche noi comunque stiamo continuando a imbarcare acqua. Non ci credo che il siluro non è esploso. Che peccato. Siamo al 46% per il punteggio del galleggiamento. 45%. Iniziamo a... La nostra nave inizia a pendere veramente tanto. Tantissima acqua. Overpen, perfetto. Meglio overpen che perforazioni normali. No, però stiamo andando a fuoco. Troppi incendi. Tutta la nave sta andando a fuoco. Tutta la nave sta andando a fuoco, letteralmente. Oh wow, bucato lo scafo sul centro della nave, no, sulla prua della nave avversaria. Iniziano a imbarcare tantissima acqua. Noi abbiamo perso uno dei motori adesso però. Abbiamo perso uno dei motori. E la nave austriaca inizia a imbarcare acqua, troppa acqua, non riescono a... Sì! Grandi! Abbiamo affondato la nave avversaria. Sì, siamo riusciti a mettergli un colpo a segno sulla prua. Buchi enormi, non sono riusciti, stavano già cercando di bloccare i danni sulla poppa e dopo gli abbiamo bucato la prua, addio. Però, una vittoria molto sudata, queste due dreadnought sono quasi appunto alla pari. La classe Monarch a quanto pare è molto più precisa nel tiro, però l'Emanuele Filiberto è molto, molto più resistente, incassa molto molto meglio. Siamo riusciti ad avvicinarci, incassare, avvicinarci e affondarli. Quindi un bello scontro, veramente non pensavo di vincerlo e siamo riusciti a vincere. Danni causati, noi abbiamo causato 5.400 punti di danno. E loro hanno causato 6.100 punti di danno. Solo che i nostri danni, anche se erano inferiori, hanno causato allagamenti più importanti. E loro non avevano i sistemi di riparazione potenti come i nostri. Quindi non sono riusciti a far fronte ai danni. Qui infatti ci fa vedere... Aspetta, ship... Esatto, qui ci fa vedere i danni. No, noi abbiamo subito solo... diciamo, loro hanno sempre bucato il nostro scafo a poppa e quindi siccome era sempre la poppa siamo sempre riusciti a isolare la falla dal resto praticamente dello scafo, no? Loro avendo ricevuto dei danni sia sulla loro poppa ma sia sulla loro prua, il fatto che hanno... E poi potete vedere come lo scafo era bloccato, era veramente bucato in più sezioni, tre sezioni, quindi non riuscivano proprio a fare fronte ai danni, hanno imbarcato acqua, addio.
Quindi bellissimo scontro, bellissimo scontro. Qui ci dice: abbiamo ricevuto 4 galleggiamenti a testa, quindi ci siamo bucati lo scafo 4 volte a testa. Loro sempre sulla nostra poppa, noi invece siamo riusciti a bucargli lo scafo sia a poppa sia a prua. Fuoco ricevuto, siamo stati incendiati 57 volte, abbiamo preso fuoco 57 volte, loro 26 volte. Abbiamo perso il 22% della crew, quindi abbiamo perso 2 uomini su 10 in questo scontro, quindi abbiamo perso un bel po' di marinai, purtroppo. Precisione delle batterie principali, 32%, loro contro loro 56, quindi cavolo, sono molto molto più precisi di noi, di una buona percentuale, di un buon 20% in più, infatti si è sentito. Beh, comunque cosa c'è da dire? Questo scontro è andato bene. Non sempre la precisione è la cosa più importante, a volte anche avere uno scafo molto molto resistente, molto ben protetto, ti può far vincere una battaglia come in questo caso. Niente, spero che questo video sia stato di vostro gradimento. Noi ci rivediamo in uno dei miei prossimi video, dove andremo a vedere appunto altre navi, altri dreadnought di altre nazioni. Li facciamo fare questi scontri. Poi eventualmente possiamo anche fare la campagna. Se vi interessa, potrei anche fare la campagna, che è molto interessante. C'è la mappa strategica, ci sono le decisioni politiche, tutte queste cose molto molto interessanti. Comunque, ecco, spero che il video sia stato di vostro gradimento. Ci rivediamo in uno dei miei prossimi futuri video. Statemi bene ragazzi, abbiate tutti quanti una bellissima e buonissima giornata. Ciao!